prende una ce l'ha. Ma il modo più facile per riconoscerlo è dal colore. Sì, c'è rosso su giallo, se prende corallo, rosso su nero non è quello vero. Se il rosso, rosso su giallo si fa. Ah, va. Ci sono due versioni di scuola filosofica, lui appartiene a quella più giovane. Quella più immediata. Invece non è rosso su nero, non è quello vero. No, rosso su nero? No. Sì. Allora. Se il rosso su. Perché la sono indietro. Next black, friend of Jack, facciamo quello con l'inglese, ragazzi, quindi rosso, nero, non c'era rosso accanto al giallo. Quindi se il rosso tocca il nero, come in questo caso, è quello falso. Invece se tra il rosso e il nero ci fosse stato il giallo, allora sarebbe stato il primo grado. Sì, quindi che sono un po' puntuali. Ah, poi ogni tanto tira fuori la lingua. Esatto, perché per annusare gli odori, perché i serpenti annusano gli odori con la lingua praticamente. Perché ti assaggiano l'alito. Oh, Lallo fa sempre le tournée insieme a noi, perché lunedì scorso è stato la festa di Maserati, domani sarà Senigallia. Le persone in fondo guarda come semina il panico, c'è paura dalle rettili, la prima si scansa. Guarda la sensazione che ti dà è è secco, mica è. Perché non è viscido. Non è viscido. Non è viscido. Secco, è sì. Non è viscido perché. È come accarezzare deve strisciare. Una corsetta praticamente. Purtroppo. No. Ah, lui sta facendo ormai da 8 anni. È il più tranquillo, sì. Lui è abituato, sì, a... si è riprodotto. Lui no, perché non ha riprodotto l'animazione? È un maschio, è un maschio. Se lo tengono chiuso da c'è. Invece poi, quando parlavamo di corridoie del serpente velenoso, c'era la foto col serpente velenoso. Questo serpente qui, adesso verrà fuori, sempre ad opera di Leo. Quindi lui, perché chi è che vuole toccare? No? Fai un'incursione, dai. Sapete che uscirà adesso invece è venuto, non è pericoloso. E quindi anche lui deve avere maneggiato tranquillamente. Ragazzi, dai, mi sento leggere. Si chiama serpente muso di porco, innanzitutto, perché il serpente muso di porco, perché è un nome brutto, però perché ha un muso all'insù, non so se riuscite a fare il microfono. Questo perché questa specie di serpente scava sostanzialmente. Vive nel deserto del Messico, Texas, insomma, il deserto nordamericano, e scava. Quindi ha la testa piatta e il muso all'insù, appunto per scavare. Però si vede che è femmina, cioè. È vero, hanno occhietti diversi. Vabbè, un corpo. E anche lei, allora lei è un serpente velenoso, allora il suo veleno potenzialmente è anche fatale, però non è un serpente pericoloso, è velenoso però non è pericoloso perché ha i denti del veleno molto piccoli, corti e in fondo alla bocca, quindi per avvelenarci dovrebbe ciancicarsi il dito per mezz'ora. Tutto si ricorda, tutto ciò che ci fa. Quello è il papà, guardatelo. Dopo vieni qui che c'è una signora che vuole toccare il serpente. Non ci è male. Ah, potete toccare? No. Basta giusto non sulla testa perché ho avuto... Siamo andati a vedere un rettilario. Ma è come toccare una borsetta purtroppo di quelle. Avevo una nonna che era stata morsa da una biscia quando ero piccola. Si è mandata a prendere l'osso e gli avevo copiato tutto sto braccio. Io ho visto sta biscia
anche lei è una scena. Anche lei mi bisogna superare il trauma. Fatto Corallo imitava il vero Corallo. Lei imita il serpente a sonagli, che è molto, cioè molto velenoso. E abita nel suo stesso habitat, ovviamente. Infatti, se voi vedete la coda, la coda infatti la stavo non dopo la coda che sarebbe la scaglia bianca, è diciamo molto stretta, si stringe improvvisamente. Questo perché prova un po' a imitare la coda del sonaglio, il serpente a sonagli. Chiaramente lei non ha sonagli, però prova giusto così a imitarlo. Infatti, quando si arrabbia, lei l'alza. Perché, quindi, il predatore in natura vede la coda che si alza e quindi sembra un sonaglio. Tra l'altro sotto si dice che hai tasti e pianoforte perché... Però sta le borsa adesso questo è questa no, adesso assaggia l'aria. Va qua, vieni qua Leo. Ti annuncio. Può vedere il padre picchiato io? No. Il serpente è una signora, gli hai detto? Sì, poi a quanti picchi? 25-25 circa. Ah, sì? Praticamente l'allenatore era maschio e femmina. Si sono copiati un paio di volte, poi il maschio è morto, qualcuno ce l'ha regalata visto che è intervenuta come guest star nella mostra sui veleni. E è rimasta da noi. Così come lui, l'allo era regalato per la mostra sul colore in natura. Cosa hai dato come tu? No, però tutto già morto, quindi compriamo sul gelato, sulla nuova, sul gelato, il negozio specializzato e poi scongeliamo dopo il buono. Cioè sta mangiando? No, non è già razzo. Ah, uno. Ma uno solo? No. Ah, poi ci abbiamo anche il pidone, ha fatto proprio un tappeto. Il suo allotto, cattivo. Tu da grande che oddio, è dura. No, no, rispondi bene. Non dirlo. Innanzitutto biologia all'università, poi si vedrà. Non ti vedo tagliato, no. Non ti ricordo esattamente tutto. Avete capito che insomma, tutto quello che abbiamo salvato e che è a disposizione può essere utilizzato come volete. Tutto quello che è nei magazzini.